Apple Gift Card is a practical gift that unlocks a world of entertainment and fun. You can send it via email or give a physical card to your loved ones. Your friends and family can spend it on their favorite Apple services, including Apple subscriptions. Apple Gift Card can be used to buy all things Apple: products, accessories, apps, games, movies, TV shows, iCloud Plus, and more. Visit Apple.com for details and to send Apple gift cards to your friends and family this holiday season. Io sono una persona molto restia nel dire grazie a un genitore, perché per ogni cosa eh, di cui dovrei ringraziare, eh, insomma, ce ne sono centinaia, migliaia, forse anche di più. E, e comunque insomma, non è che ho dei genitori che sono delle cattive persone, anzi, tutt'altro ma per ogni cosa per cui devo dire grazie ce ne sono altrettante di cose per cui o devo dire prego o devo dire vaffanculo fondamentalmente e questa è una cosa che riguarda me e, e la maggior parte dei figli di tutti i figli in verità è comunque un, un problema che, che trovo quando parlo soprattutto con giovani ventenni che vedo che i loro più grandi limiti sono proprio camuffati da, da quelli che dovrebbero essere i loro plus e derivano da lì, dai genitori. Quando è il momento di allontanarsi e cosa si intende con allontanarsi? Parlo adesso in questo periodo in cui sono distante. Eh, quando sono a casa con mia madre proprio evito ogni conversazione. Con mio padre non ci parlo da mesi. Non sono arrabbiato con nessuno dei due. Semplicemente è che quando a loro io do troppa confidenza eh, potrebbe venir loro l'insana idea di volermi bene, di provare ad amarmi e delle persone che non sono in grado di farlo perlomeno per quanto riguarda i figli, poi non lo so, il resto. Questo è, è, non è un problema che riguarda solo me, ma è un, un cambio generazionale che c'è in questa generazione in un modo, c'era prima in un altro modo, ci sarà un domani ed è anche molto frustrante sentirsi dire, soprattutto in certi anni. Che comunque sarà lo stesso quando io sarò padre, quando i miei coetanei saranno padri, madri. Questo è molto relativo. Io lo so il percorso io personale e come me tanti altri giovani che sto affrontando eh, per imparare ad amare con non pochi problemi, per imparare ad amare bene, intendo dire in, in una prospettiva appunto di un domani, magari essere padre. E, e saperlo fare non da un punto di vista pratico non far mancare nulla eccetera 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 che già è difficile di per sé ma da un punto di vista proprio emotivo cioè eh, non fare in modo che le mie mancanze i miei problemi eh, affettivi emotivi eh, vengano trascinati ai miei figli che e questo esercizio lo faccio tutti i giorni con le persone che ho attorno eh, quando mi, mi imbatto nella società e non è facile, non è affatto facile e, e quindi sono in una fase in cui sono, sono distante eh, pur eh, insomma, mi, mi dispiace questa cosa in cuor mio eh, però è mai andata diversamente poi eh, quando invece i rapporti sono stati Uh, vicini non è mai andata diversamente, è sempre andata negli stessi modi, con diverse modalità, diverse occasioni. Ma alla fine della fiera eh, quello che esce fuori è sempre una grande tristezza. E per mille motivi, no? un genitore eh, che ti vuol bene ti fa una premura. Tu quella premura, per quanto riesci razionalmente a capire la prendi, la vedi come un, una cosa, un gesto di sfiducia non so, mi viene in mente mio padre che non sento da parecchio se io lo sentissi, ogni volta poi iniziano consigli, lezioni di vita eh, se gli racconto una cosa, hai fatto così dovresti fare cosa io i risultati più importanti della mia vita li ho, li ho avuti quando ero distante da mio padre Ah, tra l'altro anche a livello artistico lui è un artista io ho sempre cercato un po' di seguire il suo esempio i suoi ideali anche artistici in relazione al fatto che li reputo giusti ma non attuabili nel, nel mondo di oggi nel mercato di oggi se mio padre come artista fosse nato negli anni 2000 e mio padre farebbe tutt'altro lavoro perché non ci sarebbe posto nel mercato per lui Oppure si aggiornerebbe, chiaro? Perché sarebbe a figlio di questi anni, ma comunque non ci sarebbe spazio nel mercato per lui. Nonostante sia un grande in quello che fa. E, e quindi di conseguenza, che cosa vuol consigliare? Io il monologato l'ho creato che con mio padre non parlavo da mesi e l'ultima volta che ci parlammo c'era un'aggressione. Perché ogni volta che facevo un prodotto, un progetto, che sia musicale, no? Eh, che poteva avvicinarsi. A, a, ad aiutarmi a trasformare la mia passione in un lavoro, lui non era d'accordo, ad esempio, no, poi ho sempre fatto di testa mia, però è dura. E questo è un esempio pratico: ecco, e qui parliamo di premure, immaginate quando invece un, un genitore vuole ferirti: non è che lo fa apposta, perché ha una reazione, perché magari si sente ferito, perché comunque sono in quella generazione lì, non hanno vissuto il grande il cambiamento. Che non è solo a livello di web, ma è anche sociale e proprio psicologico. Cioè loro non hanno la minima idea di come va il mondo oggi. Perché, comunque, quando un cinquantenne, un sessantenne, un settantenne si rivolge al mondo di oggi, il mondo di oggi si chiude quindi, per quanto possano conoscere i giovani non possono capire, non possono viverlo. Io posso dire di conoscere magari il mondo degli adolescenti di oggi, ma io non sono tra i banchi di scuola. Forse solo se insegnassi alle superiori potrei sapere il mondo degli adolescenti contemporaneo, davvero. Non basta avere un social, non, bas non basta andare in giro, non basta parlare. E quindi di conseguenza, che succede? Che le varie problematiche che, che derivano da da dalle mancanze dei nostri genitori... Poi ci portano anche un domani, ad esempio, io ho un grande problema che mi attraggono eh, ragazze ancora oggi, eh, che però no, io non sono d'accordo eh, di niente con quelle persone. Sento l'attrazione verso un qualcosa di vecchio, verso un qualcosa di radicato che viene dall'infanzia, e, e non riesco però ehm, ad accettare perché quella roba lì non mi piace più. Cioè come se, se fosse stato fatto con uno stampino, e, e adesso c'è una scissione che va avanti da anni. E quindi che succede: che magari ti lasci trascinare dalla, dalla ragazza che ti attrae per un discorso di mancanze sentimentali emotive, e poi quando eh, vai non riesci ad andare a fondo. Perché ovviamente razionalmente quella roba non ti piace più, perché l'hai sdoganata, perché non ti interessa. E quindi praticamente crei solo un grande, un grande disagio a te e all'altra persona. Questa è una cosa che mi capita spesso con determinate ragazze. E a rimetterci sono io, che poi devo farmi da parte, perché già so cosa sta succedendo, che sto cercando di ricreare una dinamica familiare che però... Non, non, oggi non, non reputo giusta. Non mi piace, questo è un esempio quando dico siamo fatti con gli stampini e anche lì quando ci incazziamo, noi ci ispiriamo a chi abbiamo visto discutere, a chi abbiamo visto incazzarsi, a chi ci ha insegnato a incazzarci e poi anche l'amore eh, al lavoro a un certo punto noi dobbiamo diventare nostra madre, nostro padre, nostro figlio. Sono io mio figlio. Disse Carmelo bene. E il problema è che si riesce con l'allenamento, con la testa, con la disciplina, a diventare in qualche modo noi stessi o ad avvicinarci. Purtroppo poi nei momenti veri, delicati della vita, è lì che sei aperto come una cozza e lì escono i tuoi fantasmi più grandi e, e fare la scelta giusta comporta che con te stesso paghi un conto salato. Perché appunto c'è come un'incongruenza, io così che mi, che mi sento. Quando faccio un discorso così personale, lo faccio solamente perché ho riscontrato che è così per molti, quindi non è che sto qui a fare i miei diari, anche se lo farei volentieri, l'ho fatto, però ci, ci tengo proprio a raccontare la mia prospettiva perché la mia storia può parlare più di mille teorie che posso fabbricare sul caso quindi arriva al punto in cui bisogna proprio distaccarsi cosa che ho fatto mille volte poi bisogna anche riappacificarsi in qualche modo eh, il problema è che poi bisogna mettere dei limiti e l'amore non conosce limiti e questo, questo è, è ci ha portato alla società di oggi la società usegetta come la chiamo io, la società dove tutto ciò che dovrebbe essere infinito ha un limite e tutto ciò che ha un limite appare sia infinito. Una società dove eh, sentiamo la necessità di, di scopare brutalmente, eh, con persone magari sconosciute, tramite app di incontri. Dobbiamo no, lì e, e riusciamo con un cinismo incredibile a una persona con cui abbiamo mostrato il nostro corpo eh, a, a dimenticarla il giorno dopo. Questo non è che i giovani d'oggi sono andati al delirio e che il mondo prima era tutta una menzogna. I giovani d'oggi, i ragazzi di oggi, non solo stanno cercando se stessi, ma stanno cercando delle vie per capirsi delle vie che, 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 che possano farli godere. E questo è, stanno cercando la loro libertà, perché veniamo da un mondo che è fatto di menzogne. Il problema vero è che forse il vero cambiamento ci sarà quando tutta questa gente morirà, quando moriranno i nostri padri. Perché purtroppo finché sono presenti e eh, an ancora continuano in qualche modo a, a dire la loro, a fare la loro, senza capire un cazzo, fondamentalmente. Quindi, quando finalmente si estinguerà quello che è stato, potremo capire quello che è con tutti i difetti del caso, eh. Io sono veramente curioso di vedere come sarà il mondo nel 2500, ad esempio non ci sarò ci nessuno di noi ci sarà ma come sarà il mondo? Eh, quelli vecchia scuola di direbbero nello scatafascio ma io dico che insomma il mondo va avanti da migliaia di anni e, e ai periodi bui ci sono sempre stati grandi periodi di luce e adesso non mi sento di dire che siamo nello scatafascio anzi forse siamo in un periodo in cui possiamo avvicinarci davvero alla verità e questo è incredibile, che non era mai successo prima. Siccome appunto abbiamo più mezzi per arrivarci, eh, abbiamo creato ancora più menzogne. Ma noi siamo un po' più consapevoli forse, o comunque ci arriviamo. Ci ha cioè, pensato al fatto che oggi no, una persona magari si sente male e uno dice, ah cazzo, stai nel panico così come se fosse nulla. Una volta ti sentivi male di un pazzo, un caso psichiatrico, un nulla facente, una persona che sta sempre male, una persona che finge eh, massacrato, perché? Perché c'era una crisi di panico, magari, no? Una cosa che all'ordine del giorno giorni di oggi. E quindi sono sempre loro, i nostri genitori, i nostri nonni e tutta questa gente qui, che... Non è stata in grado di fare un passo indietro perché non possono fermarsi e andare fino in fondo davvero, altrimenti vanno fuori di testa, altrimenti vanno ad ascoltare un dolore che è lancinante. Cioè, se i nostri genitori tutti eh, avessero la possibilità di soffermarsi e di fare un, un, un gioco di consapevolezza incredibile, cioè com come lei ti agami quando tocca il quaderno, ritocca il quaderno, no? Eh, praticamente salirebbe una cosa che si butterebbero il 70% dal primo balcone che trovano perché è un dolore che loro non conoscono e che invece a noi ci siamo abituati. Cioè questa gente che a 20 anni si sposava a posto, fai il figlio a posto perché nel momento in cui arriva il momento in cui invece devi ragionare, devi capire, sposiamoci, chiudiamoci, basta. Io se a vent'anni mi fossi chiuso a fare la vita dei nostri nonni cioè sarebbe stata la fine per me. E io non è che dici sono quel, quel pazzo scellerato, anche se ai tempi ero considerato tale. Sono uno che poi nella vita ha dimostrato che gli piace pure stare tranquillo. Eh, e... e quindi, di che stiamo a parlare? Quando è il momento in cui bisogna allontanarsi? Cosa vuol dire allontanarsi? Quando è il momento che bisogna riavvicinarsi? Come funziona? Questo non lo so. Non ne ho idea. So solo che quando se ne va la rabbia riesci a vedere le cose chiare. E magari la rabbia è l'unico appiglio che, che certe persone hanno con te. Adesso sto esulando, sto andando proprio nelle persone in generale. Ma tu ci vedi chiaro. E quando ci vedi chiaro, ancora più difficile. Perché vedi i rischi. È più facile essere mossi dal senso di colpa. È più facile essere mossi da, 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 da istinti primordiali, quando si soffre, o quando si è particolarmente euforici, o quando si è in uno stato di noia, di stallo. Il difficile è prendere una scelta quando si è lucidi, quando si vede chiaramente dove c'è. Il pericolo? E dove invece c'è la, la cosa giusta? Cioè, ogni cosa ha lati luce e lati ombra. Quando vedi solo la luce è facile dire sì, quando vedi solo, solo le ombre è facile dire no, ma quando le vedi entrambe, sei in grado di scegliere la luce consapevole dell'ombra? Sei in grado di scegliere l'amore consapevole del dolore che provoca? E sei in grado di vivere senza amore dall'altra parte, considerando la solitudine e il dolore che provoca. Ma che facciamo per rinunciare al dolore della solitudine? Non, non stiamo mai da soli? O per rinunciare al dolore dell'amore non amiamo? Io non lo so, mi, mi affido anche alla storia di, di, di tanti uomini che hanno vissuto questa terra prima di me. Ascolto, vedo, cerco di capire. E poi vado dentro me stesso, cerco di capire dalle mie scelte quello che ho capito. È che io, ad esempio, non permetto più a un genitore di, di darmi un consiglio. E i miei genitori eh, sono, fanno solo quello, che non lo fanno perché vogliono dare un consiglio, è eh, così: non sanno che cazzo devono fare, non sanno come gestire il rapporto, non sanno come si ama, allora fanno solo quello. E io che non, non accetto più nulla di personale, non ce l'ho con te, non ce l'ho con voi. Ma io non lo accetto. Semplicemente perché non sono d'accordo con il modello che mi viene presentato. Perché paradossalmente un cellangolo di 17 anni può darmi un consiglio molto più utile di un uomo di 60 anni. Perché lui vive questo mondo a 360 e quello che dice lui mi è, mi è nuovo. Quello che può dirmi un vecchio difficilmente mi è nuovo perché già me l'ha detto, già mi è stato detto, già mi è stato ripetuto, già ho analizzato. E ti viene ripetuto ancora perché sono persone limitate, obsolete, andate e va benissimo così. Forse è la presunzione. Basti pensare al fatto che comunque questa è tutta gente che che, che se, se metti in dubbio la figura divina sei un pazzo, sei un miscredente, perché per loro era così, paradiso inferno, Gesù gli angioletti. Io credo che il mondo spirituale sia molto più complesso, credo che la morte sia una questione che riguarda lo spirito e se c'è vita dopo la morte è un qualcosa che riguarda appunto l'anima. E, e non credo che ci sia un immaginario o una cosa del genere, no, non possiamo saperlo, ma quanta presunzione hai per mettere al mondo un figlio e imporgli come dovrà morire, come dovrà resuscitare in un altro mondo? Questo è, non è mettersi al posto di Dio, non è il primo peccato che Dio condanna. Io ad esempio, a livello di fede, credo in Gesù Cristo, credo in quest'uomo che c'è stato. E credo nel suo esempio. A me importa ambire a ciò che è stata la figura di uomo di Gesù Cristo. Tutto il resto non posso interrogarmi, ma ecco, io ho tutto il diritto di odiare la Chiesa. Perché la Chiesa ne ha fatte di ogni nella sua storia. Ma non, non odio la Chiesa per partito preso, ma per i fatti concreti, per il modo in cui si rapporta perché non mi piace, ma questo non vuol dire che io non debba amare il prossimo, non debba seguire certi insegnamenti, non debba credere in Gesù Cristo, non debba credere in Maometto, via via dicendo. Abbandonare, sentirsi abbandonati, andare avanti, cercare di capire, Dirsi arrivederci un giorno e ritrovarsi dieci anni dopo. Io non so che cosa vuol dire essere genitore, ma so cosa vuol dire essere figlio. Esser figlio vuol dire essere un cavaliere, senza macchia, ma macchiato, senza spada, ma con uno scudo. Il tuo modo di ferire è essere ferito. Perché la guerra che stai combattendo è una guerra che non è la tua. E allora l'unica cosa che puoi fare è uscire da quella trincea. Ma questo ti fa male. E porta conseguenze nella tua vita di tutti i giorni che magari non ti aspettavi. E va bene, va bene così. Non sto dando risposte. Non mi sto neanche ponendo domande. Sto solo cercando di capire tutto qua.